Allora, siamo nuovamente in diretta dalla base arrivo di Cogne per l'imminente arrivo del quarto e del quinto. Viaggiano assieme ormai da parecchi chilometri, sono il duo Cunese-Lombardo con Danilo Lantemino, il cunese del team Montura. Per il team tecnica c'è un monumentale Roberto Berretta d'attrezzo Dadda. Sono gli ultimi chilometri di fatica, gli ultimi metri, cuore di una mamma che aspetta un figlio al traguardo. Dadda! Ecco, come sta andando questo viaggio? Adesso finalmente si è al traguardo. Aspettarlo è dura. Più dura per lei o per lui? Per lui, senz'altro, ma anche per me. Beh, l'attesa è quasi volta al suo epilogo. Siamo in pochi, sono d'altronde le 6:30 del mattino e questo è un arrivo assieme, un viaggio che hanno condiviso almeno nella parte, nell'ultimo terzo di gara, quindi ci accingiamo ad accogliere il traguardo con gioia sincera. Danilo Lantemino e Roberto Berretta. Per l'una e per l'altra, un magnifico risultato che li porta verso il traguardo. Sono partiti qui da Cogne quasi 100 ore fa, 93 ore. Li accogliamo veramente con grande calore umano, con immensa amicizia per questo viaggio che vede protagonista il team tecnico e il team Montura con la quarta piazza, esequo al traguardo. Danilo Lantemino, Roberto Berretta. E per l'una e per l'altro non può esserci che gioia. Per il barbuto Roberto Berretta, per il longinino cunese Danilo Lantemino, per il team tecnica. Siamo sul traguardo in 93-27 e chiedo poi a Danilo di tornare qui sul palco per un'intervista assieme ad un monumento, ad un nostro due, un tosto come Roberto Berretta, che ha scritto un'altra magica pagina della sua immensa, lunga e infinita carriera. E quindi abbiamo Roberto qui, chiedo anche a Danilo di tornare sul palco per avervi assieme in intervista. Avete condiviso questo lunghissimo viaggio e adesso questo viaggio è fatto anche di emozione, di occhi un po' lucidi da parte di mamme e di famiglie al traguardo. Allora, mi porto assieme al traguardo qui di Cogne. Iniziamo con Danilo Lantemino per il team Montura. Allora, è stata una magnifica avventura per te con questo quarto posto finale con un grande amico che hai trovato per strada al traguardo. Danilo, le tue sensazioni? Sì, diciamo che è venuto qua un po' come scherzo per provare una nuova esperienza e poi è finita alla grande. Siamo arrivati in fondo con un grande risultato. Tra l'altro avete, penso, condiviso gli ultimi 100 km di fatica un po' davanti l'uno, un po' davanti l'altro e poi nel finale di pari passo sino al traguardo. Sì, diciamo che nell'ultima parte poi si era deciso di aiutarci a vicenda per faticare meno ad arrivare sul finale. Avevamo un po' paura che qualcuno arrivasse da dietro, ma ringraziando. Tosto il barbuto Berretta, eh? Sì, beh, è un osso duro. Non che tu sia meno duro di lui, una grandissima gara, anche per te una gioia per il team Montura, direi una grande giornata anche per il tuo team che ha avuto fiducia in te, la Montura. Sì, questo assolutamente devo ringraziare il team, devo ringraziare Daniele che se sono qua è merito colpa sua, dipende un po'. Esatto. E poi volevo ringraziare mia moglie e tutta la mia famiglia che anche lì ho preso del tempo per potermi preparare, quindi sacrificando anche un po' coloro. E poi... Ho visto tanti occhi lucidi qui nella tua attesa al traguardo. Beh, sicuramente... Dopo che sei 4 giorni via da casa per una cosa del genere si fa sentire a tutti, non solo te atleta ma tutti quelli che ti sono attorno, ecco. Grazie a te, andiamo dal barbuto, dal mitico Roberto Berretta. Beh, l'ultima volta che ci siamo visti, insomma, un po' di tempo fa a giugno, e mi hai detto, faccio il 4K e ho pensato, se Roberto lo fa vuol dire che punta alla top 10. Detto fatto, dirlo così è facile, ma è stato un lungo viaggio fatto di grande fatica. Tu hai una carriera sportiva eccezionale, con le tue sensazioni dall'alto delle tue 100 gare, 200, non so quante ne hai fatte in vita tua di ultra. La sorpresa di vedere questa gara al contrario, non voglio aprire discorsi Thor o 4K, però mi piaceva l'idea di vedere dal contrario. Ne devo dire senza schierarmi da nessuna parte che a me piace molto di più questo come paesaggio. È anche un po', secondo me, un pelino più duro. Più duro con i colli iniziali soprattutto, ma anche con i colli mediani. Allora, fare subito i colli iniziali secondo me ha stroncato parecchie persone. Non è una colpa di niente nessuno, se niente loro e lo sono, sono dopo Cogne. O si cambia base di partenza, però sicuramente l'ente loro e lo sono, poi col caldo che faceva, hanno lasciato secondo me nelle gambe a tante persone
molto acido lattico che poi alla fine si è rivelato fatale. Ecco, da parte tua, la tua condotta di gara al passaggio a Valghisanci sulla 40ª piazza da quelle parti, per dirla in parole molto semplici, per giungere al traguardo quarto bisogna togliersi con le gambe ma anche e soprattutto con la testa. Tu di testi di esperienza ne hai tantissimo, oltre che un gran fisico. Sì, ci vuole una sorta di testa per riuscire a stare indietro, che non è una cosa facile. E ti viene andare avanti. Ti viene voglia di andare avanti. Poi adesso non so se il detto è quello giusto, ma mi sono messo lì come cinesi sulla riva, aspettavo che passavano i morti. Sono arrivato al quarto, perché poi alla fine non è che abbia superato chissà quante persone. Ci sono ritirati ogni volta che passavo la base di vita. Il 15esimo, non ho superato nessuno. Solo l'ultimo, ho superato Luca, Guerini e un po' di gente. L'unico sorpasso che ho fatto. E questo bel binomio che ti ha portato al traguardo con Danilo Lantelmino, insomma, sottolinea anche il fatto che i due sponsor del 4K hanno due atleti ai piedi del podio assieme, monture e tecniche, quindi insomma è andata molto bene anche quella in questo senso. Assolutamente, a parte che non è che mi capiti molto spesso di arrivare con dei veri top runner. Danilo magari è conosciuto a pochi a livello internazionale, però qua in Italia ha vinto tante di quelle gare, e per me passare sotto il traguardo con lui è come passare con Zanchi o Filan, che è la stessa identica cosa, quindi è una bella sensazione. Mi sono sentito top un giorno. No, ma lo meriti, e come. E poi considerazione sulle donne del team tecnica, le ultime indicazioni ci danno di Patrizia Penso 11esima, Donnassa alle 3.28, con altresì 18esima Giuliana Rigoni, ma queste qui non mollano mai. Oltre a non mollare mai, bisogna dire che la Giuliana la settimana scorsa ha fatto le sciarpe belle, 140 km, 10.000 metri. Tanto per. E ha vinto. E adesso è qua ancora alla partenza, ormai arriverà. Probabilmente penso sarà la seconda donna. Si gioca la 10ª piazza assoluta con il bergamasco Matteo Bolis. Oh signora, c'è anche Matteo in probabile top 10. La Lombardia alla grande, perché diamo un'occhiata alla classifica, tu sei il primo Lombardo, poi Guerini è settimo, Licini nono, Bolis decimo, quindi grande Lombardia. È una bella cosa, mi fa piacere, perché sono tutte persone che conosco e ci trovo bene anche con loro, con Licini ho condiviso 150 km, poi il ritmo sonno veglia non era uguale, quindi aveva bisogno di dormire, io sto male se dormo. Sono partito senza lui, però sono contento che... Adesso si dorme comunque. No, adesso mi concedo tanto la birra, poi vediamo. Strada facendo. Strada facendo, che cosa si può fare, esatto. Grazie, vi chiedo un applauso conclusivo per la 4ª piazza che segue al 4K, per il cunese Danilo Lantelmino, per il lombardo Roberto Beretta, team Montura il primo, team tecnica il secondo. Giunti al traguardo in 93 ore e qualche minuto, adesso di fatto avremo una pausa direi di un'ora e mezza all'incirca, per l'arrivo di Enzo Benvenuto. Vi do questo dato, Benvenuto aveva un ritardo di fatto di 1 ora e 47 al cancello di Dondena. L'ultima fatica che vi chiedo è quella di andare a postare il vostro nome e cognome su quello che è il foglio, diciamo, di arrivo, quindi un momento importante, vi chiedo poi di apporre la vostra firma sul foglio in zona 4K Village e poi finalmente riposo, stop e basta. E ancora un applauso sincero da parte nostra, da parte di tutto lo staff del 4K per Lantelmino Beretta, quarti al traguardo.